produrre vino significa, per un produttore che ama questo lavoro, significa proprio vivere la propria esistenza, realizzando la propria esistenza attraverso la sua essenza. Significa osservare la natura, significa quasi, tra virgolette, quasi creare dal nulla, perché in realtà prima che noi otteniamo il nostro prodotto che è l'uva, noi non vediamo niente. Poi a un certo punto, miracolosamente, e qui è l'aspetto veramente metafisico, no? Poi a un certo punto appare questa pianta e poi appaiono questi frutti che sono straordinariamente interessanti, no? Sia dal punto di vista, come dire, pratico, perché produrre vino è qualcosa di praticamente molto 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 impegnativo, ma anche molto gratificante. E poi sicuramente perché il prodotto vino è qualcosa che ha da sempre, come dire, abbracciato la sfera sia fisica che metafisica. Bere la bevanda sacra per eccellenza, ecco. E perché in realtà il segreto è proprio nel comprendere, nel cercare di comprendere quali sono veramente che cos'è il vino, cioè che cos'è il vino, che c'è veramente all'interno del vino. Questo è quello che, diciamo, un po' muove tutta la curiosità, tutta la ricerca, tutto lo sforzo, se vogliamo. E in un periodo come questo, un periodo in cui oggi c'è quasi un'ostilità della società nei confronti della cultura, della poesia, dell'arte, oggi il vino è qualcosa che sta, come dire, quasi ricongiungendo sia l'aspetto culturale che l'aspetto pratico, che l'aspetto naturale. Quindi il vino oggi è qualcosa che sta sicuramente aiutando la società alla ricerca di qualcosa che è veramente più vicino all'uomo di quanto non si pensi. Ecco, il vino come proprio ritorno alla natura, come ritorno all'essere spirituale, nel senso proprio di ricerca dell'essenza propria, di se stessi. Quindi ritorno alla natura, ritorno al comprendere tutte quelle che sono, diciamo, gli aspetti più reconditi, più interessanti, no? della produzione di qualcosa che non è semplicemente produrre qualcosa, ma è, io direi, non esagerando, di creare qualcosa. Creare qualcosa è l'aspetto più interessante per l'uomo, no? Perché l'uomo quando crea abbandona la razionalità. C'è questo principio di ragione che deve essere, come dire, che deve regolamentare tutto, questa calcolabilità di tutto. Produrre vino è qualcosa che va ben oltre la ragione, va in un ambito dell'uomo che io definirei quasi follia. Cioè follia però non nel senso di qualcosa di negativo, ma follia proprio nel ritorno a essere se stessi, quello che è veramente la natura dell'uomo. L'uomo non nasce razionale, la ragione, quello è un aspetto, diciamo, che l'uomo ha inventato per poter comunicare, comunicare all'altro, ma in realtà l'aspetto più interiore dell'uomo si manifesta non con la ragione, ma con la follia, cioè con la irrazionalità. Questo è, secondo me, quello che il vino insegna e quello che la produzione del vino insegna e soprattutto che questa bevanda trasmette, cioè questo ritorno dell'uomo a se stesso. Tant'è vero che l'uomo, quando beve, abbandona un po' tutti i suoi, come dire, questi freni inibitori, no? E diventa più vicino al poeta. Cioè l'uomo crea quando è in questo stato, fondamentalmente, e non certo quando ragiona, quando usa la razionalità in modo, come dire, totale, no? E questo è, secondo me, un aspetto molto interessante della produzione del vino e anche del vino stesso. Quindi dobbiamo essere vicini ai produttori, dobbiamo aiutare i produttori di vino, perché i produttori di vino trasmettono qualcosa che forse la società in questo momento sta perdendo. Beh, qui è una continuità, è la quinta edizione, sono orgoglioso di averle fatte tutte, sono molto felice perché in qualche modo il Friuli è così vicino ad una terra straordinaria come l'Abruzzo attraverso un'azienda unica che è Masciarelli. Marina è stata grandiosa a continuare la strada che il grande Gianni ha compiuto e ha percorso, quindi sono molto molto felice di essere qua. Cosa lega l'Abruzzo al Friuli come terra? Ma sono due terre uniche della nostra gran bella Italia, perché l'Italia è una terra straordinaria. Dal punto di vista enologico sicuramente dei grandi vini. Lievio Felluga, in un territorio così importante, è molto conosciuta per i vini bianchi. In Abruzzo sicuramente i vini rossi sono la parte più importante, però soprattutto credo che il comune denominatore sia la grandissima qualità nel produrre del vino. Quello sì.
Oltre alla produzione di vini, l'atmosfera della festa è molto informale e praticamente si parla più che altro di condivisione. Condivisione di cosa? Ma guardi, sono veramente d'accordo con tutti i suoi punti, sembra che siamo messi d'accordo, ma non è così. Condivisione credo di qualcosa di estremamente sociale, perché non dobbiamo mai dimenticare che il vino è un alimento. Io sono un grandissimo appassionato di vino, ma non sono un fanatico, questa non è una polemica, però credo molto in quello che il vino trasmette, quindi socialità. Attraverso il vino bisogna creare dei rapporti e qua credo che sia il luogo adatto per farlo. Uno degli aspetti più importanti è proprio cercare di far avvicinare il più possibile allo spettatore, quindi al nostro cliente, alla qualità in senso lato. Queste riunioni, questi incontri che vengono organizzati sono sicuramente fondamentali proprio per far conoscere, ma soprattutto per cercare di continuare a mantenere alto il livello della nostra cultura enogastronomica, che è uno dei pochi patrimoni che nessuno ci potrà mai toccare. C'è un legame tra la sua azienda di vini e Casa dei Masciarelli? Ce lo può raccontare? So che ci sono degli aneddoti. Uno dei collegamenti che mi viene più diretto è che sono due donne, Chiara Lungarotti e Marina, che sono due persone molto decise, con una grande passione e che riescono a trasformare la loro energia in azioni dirette sulle aziende, e questo lo vediamo anche in queste manifestazioni. Da noi anche c'è un bellissimo resort come qui, anche noi organizziamo, abbiamo appena fatto una cena a quattro mani con il ristorante per Bellini a Torgiano, dove abbiamo appunto il resort Tre Vaselle. Quindi diciamo che sono persone che vivono il mondo del vino e il mondo della cultura dell'enogastronomia in maniera totale. La famiglia Lungarotti tanti anni fa è partita anche con il progetto del Museo del Vino, che è oggi uno, forse il solo vero e proprio museo che parla della storia di un prodotto così importante per il mercato italiano, del mondo italiano dell'agricoltura. Azienda Masciarelli 10 anni fa è aperta la sua casa, Castello di Seminicoli, per poter condividere un progetto di condivisione di pensieri, di valori, ma anche di quella qualità che nel vino c'è tanta in tutta Italia. Quindi noi abbiamo aperto le aziende italiane dove conosciamo diverse persone che lavorano all'interno anche più di 20 anni, e questa cosa non solo Masciarelli beve vini Masciarelli, ma anche beviamo vini degli altri e cerchiamo anche di unirli dietro una filosofia di vita che noi chiamiamo proprio un lifestyle. Ho notato che c'è una sorta di continuità tra Gianni Masciarelli e le aziende di vini che espongono quest'oggi. Cosa condividete? Cosa c'è in comune? La passione per mangiare bene, la passione per bere bene, la passione per buon gusto, per buon senso, per rispetto delle persone, e ci piace quella qualità e amicizia condivisa anche nello stesso mestiere, perché comunque noi viaggiando ci incontriamo spesso e incontriamo anche le tempeste che insieme cerchiamo anche a risolvere, ma anche confrontarsi. Cioè la Masciarelli è un lifestyle, ma è condiviso con altri lifestyle delle altre aziende italiane eccellenti. Lei è la padrona di casa e organizza per la quinta volta questa kermesse. Cosa la spinge nell'organizzare questo genere di manifestazioni? Penso che a volte divertirsi e anche smettere di lavorare e tornare a essere bambini, ragazzi, anche ci aiuta a essere più creativi, ci aiuta anche a realizzare le idee, ma anche sostenersi. Io sempre cerco di anche pensare che non è solo il business, non è solo un modo di condividere una concreta attività di terra, perché poi parliamo di un prodotto di terra, ma la terra è anche amicizia, è anche solidarietà, anche pensare qualche volta agli altri. E io quindi vorrei anche pensiero che ci fosse anche chi è più piccolo e chi è indifeso, chi ha bisogno di un'amicizia ma anche un sostegno. Oltre il vino, più tardi ci saranno anche dei laboratori e uno riguarderà in particolare la cantina Marina Kvetic. Ci può anticipare qualcosa? Abbiamo fatto una verticale di vari chardonnay in diverse versioni nel mondo, poi ci saranno vitigni autoctoni italiani.
Ci sono stati dei seminari che parlavano di Champagne, poi c'è una verticale di Montepulciano Marina Zuevic che parla da 2000 a 2010. Sono diverse annate di anche un vino che rappresenta il Montepulciano nel mondo, quindi lo vogliamo raccontare nel suo viaggio, nella sua età, vedendolo come è cresciuto e se è diventato adulto. È una giornata di degustazioni di vini e di eccellenze del territorio italiano tutto, quindi molte, numerose le aziende che partecipano, oltre a Masciarelli, e show cooking anche di ristoranti, ben 30 quest'anno, ristoranti abruzzesi di tutto il territorio. Con Gianni Masciarelli è nata questa bella idea di promuovere il territorio, di far cucinare i ristoranti, e questa volta abbiamo messo anche gli artigiani. Quindi è un evento culturale del gusto, chiamiamolo. Ma io, essendo rappresentante, queste sono tutte aziende che noi rappresentiamo insieme a mio figlio e a Simone Serra. Oggi c'è una grande rappresentanza di ristoranti del territorio di Chieti e Pescara. Cucineranno in 28-30 persone. Allora, assaggeremo diverse aziende del territorio italiano e anche estere. C'è un distributore che è Baran, c'è l'azienda agricola Masciarelli che ha anche la distribuzione. Ci stanno due aziende di Prosecco, un'azienda della Frangiacorta che è Cadelbosco, Prosecco sono Canevel, c'è un'azienda siciliana che è Donna Fugata, c'è l'azienda Ombra che è Lungarotti, ci sta Biondi Sandi Toscana, ci sta Masi come Amarone, ne scordo qualcuno, Livio Felluca, Tramin e Schlager dell'Alto Adige. Quindi sono diverse aziende italiane. Abbiamo tantissimi artisti artigiani della nostra zona che forse non hanno tanta forza per gridare, per farsi sentire al mondo intero, e noi siamo ben lieti di accoglierli insieme a noi per questa marcia e per farci conoscere da tutto il popolo, tutto l'ambiente. A me viene sempre in mente un aneddoto, un racconto che il grande Gianni Masciarelli citava spesso, il fatto che lui dentro un calice di vino di Montepulciano del suo territorio riusciva a sentirci fino anche lo schiaffo che l'anziano, il contadino, dava al piccolo che giocava in vigna. E quindi questo è il vino, è un connubio grandissimo che si sposa con tutto il territorio che è accanto.